Importante seduta all'Ars ieri, durante la quale è stato approvato il DDL sulle variazioni di bilancio, convocata per domani l'Aula per possibili comunicazioni del Presidente della Regione Nello Musumeci, possibili le sue dimissioni anticipate. Trovati i resti umani di almeno una decina di corpi accatastati l'uno sull'altro a Castel di Udica in una botola all'interno dell'eremo di Monte Scalpello. Celebrato ieri il funerale di Valentina Giunta, uccisa a coltellate il 25 luglio dal figlio 14enne, una grande e commossa folla ha preso parte alle esequie. In consiglio comunale a Paternò nominati nella seduta di ieri sera i due vicepresidenti, si tratta di Gabriele Di Fazio e di Ilenia D'Amore. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 28enne randazzese in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per fronteggiare la penuria di risorse idriche, Acoset S.p.A. ha predisposto un piano operativo che razionalizza la distribuzione dell'acqua nei comuni di pertinenza. Ieri migliaia di persone hanno assistito in piazza Umberto d'Adrano alla tradizionale volata dell'angelo, momento clou delle celebrazioni in onore del patrono San Nicolò Politi. A renderla ancora più suggestiva, alzati e seguimi, l'innovativa videoinstallazione curata dal regista Giovanni Anfuso. Il castagno dei 100 cavalli di Sant'Alfio ha 2200 anni. A rivelarlo uno studio del CREA, grazie a una tecnica innovativa di analisi del DNA delle foglie, accertata la sua uniformità genetica. L'iniziativa Sport e Inclusione, la scoperta dei campioni dei quartieri, è stata presentata a Palazzo degli Elefanti, 300 euro alle famiglie meno abbienti per promuovere la pratica sportiva. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Chuck News, il telegiornale di Chuck Telesud, che apriamo con un'ultima ora. Divampato oggi un incendio a Viale Kennedy di Catania, zona Playa. A fuoco, vegetazione e alberi, coinvolto anche il boschetto della Playa. Sul posto impegnate diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in particolare la squadra boschiva Oasi, la squadra boschiva e il distaccamento cittadino Sud. Presenti anche la forestale, due squadre della Protezione Civile e un autobot del Comune di Catania. Sono andati bruciati circa 5.000 metri quadri di vegetazione costituita da canneti, roveti e alberi di pino. Il tempestivo intervento interforze, l'attacco contemporaneo all'incendio su più fronti ha scongiurato il propagarsi dell'incendio e danni ulteriori. Passiamo alla politica, perché ieri si è tenuta un'importante seduta all'Ars durante la quale è stato approvato il DDL sulle variazioni di bilancio. Convocata per domani l'Aula per possibili comunicazioni del Presidente della Regione Nello Musumeci, possibili le sue dimissioni anticipate. Vediamo il servizio. Si è tenuta ieri la seduta all'Ars durante la quale è stato approvato il DDL sulle variazioni di bilancio. Dopo una serie di interruzioni durante il pomeriggio e la sera di ieri, la seduta è stata ripresa poco dopo mezzanotte con l'arrivo in aula del maxi emendamento del governo. Alla fine il DDL sulle variazioni di bilancio è stato comunque approvato dall'aula all'1:30 di notte. All'interno ci sono norme proposte dal governo e dalla maggioranza, ma anche alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni, e prevede interventi per diversi comparti come agricoltura, turismo e sanità. Alla fine di quella che è stata una maratona notturna, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché ha anche annunciato di avere convocato per domani alle 11 l'aula per possibili comunicazioni del presidente della regione. La convocazione è legata alle possibili dimissioni anticipate del presidente Nello Musumeci, ventilate negli ultimi giorni per far sì che sia possibile l'election day il 25 settembre, sia per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali, sia le regionali. E passiamo alla cronaca. Trovati i resti umani di almeno 10 persone accatastati l'uno sull'altro a Castel di Udica in una botola all'interno dell'eremo di Monte Scalpello. Vediamo.
Macabra scoperta a Castel di Judica, sono stati trovati resti umani di almeno una decina di corpi accatastati l'uno sull'altro in una botola all'interno dell'eremo di Monte Scalpello. Si tratta di una chiesa a tutti gli effetti nella quale si celebrano funzioni religiose due volte l'anno, a maggio e ottobre. In questo periodo nel luogo di culto erano in corso lavori di restauro. Il responsabile del procedimento, l'ingegner Francesco Malgioglio, ha scoperchiato il tombino celato dalla presenza di alcuni tappeti e fatto questa raccapricciante scoperta. Sono stati contattati i vari enti di competenza. Il comandante della Polizia Municipale, Aldo Schillaci, ha effettuato un primo sopralluogo. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e un dirigente dell'ASP Catania. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, competente per territorio, è stata informata dei fatti. È stata così posta sotto sequestro giudiziario la botola, che è stata affidata in custodia al parroco Pietro Mannuca. Indagini in corso per capire se si tratta di resti umani antichi o meno. Potrebbe trattarsi di corpi di militari uccisi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Pare inoltre che tra gli anni 80 e 90 in quell'area siano scomparse oltre 20 persone. Il sindaco di Castel di Judica, Ruggero Strano, ringrazia RUP e autorità per la celerità di azione. Ringrazio i carabinieri che con operatività si sono subito resi disponibili, ha detto, attivando tutti i canali istituzionali. Umanamente rimango semmai basito sia per la scoperta sia per le circostanze indecorose di sepoltura. È stato celebrato ieri il funerale di Valentina Giunta, uccisa a coltellate il 25 luglio dal figlio 14enne. Una grande e commossa folla ha preso parte alle esequie. Vediamo. Nella piccola chiesa di Santa Croce al villaggio Sant'Agata di Catania, il parroco Alfio Carbonaro ha celebrato il funerale di Valentina Giunta, uccisa a coltellate il 25 luglio dal figlio 14enne. Una grande e commossa folla ha preso parte alle esequie. Alcune persone vicine alla vittima indossavano una maglia bianca con una sua foto e la scritta «Verità per Valentina». Una ghirlanda degli zii e dei cugini fuori dalla chiesa aveva un cartello con un pensiero per la congiunta. Valentina aveva un sogno, recitava, un futuro migliore per sé e i suoi figli, ma è stato strappato alla vita da un brutale femminicidio. Al momento dell'uscita del feretro dalla chiesa, la gente presente al funerale ha fatto volare palloncini bianchi e rosa. Un amico della famiglia di Valentina ha intonato a cappella l'Ave Maria. Il parroco, nel corso della sua omelia, ha sottolineato che non siamo qui per dare una spiegazione, non siamo qui per entrare nel giudizio, ma per accompagnare l'anima di Valentina davanti a Dio. Le parole dell'uomo non potranno mai dare conforto a chi ha perso una giovane vita, ma è la parola di Dio che ci dà forza e vigore per riprenderci, per ripartire. La donna lascia anche un bambino di 10 anni, il più grande dei due figli, è stato arrestato per omicidio volontario. E torniamo alla politica. In Consiglio Comunale a Paternò sono stati nominati nella seduta di ieri sera i due vicepresidenti. Si tratta di Gabriele Di Fazio e di Ilenia D'Amore. Sentiamo il contributo di Mary Sottile. L'opposizione sembra aver ritrovato compattezza in Consiglio Comunale a Paternò con la nomina dei due vicepresidenti. Nel corso della seduta di ieri sera a Palazzo Alessi sono stati infatti nominati i due vicepresidenti che andranno ad affiancare il lavoro in aula del presidente neonominato Marco Tripoli. Smentendo nei fatti le indiscrezioni diffuse ieri mattina che davano come candidato papabile da eleggere Salvatore Frisenna, l'opposizione ha deciso di cambiare strategia in aula, avanzando il nome di Gabriele Di Fazio, il più giovane consigliere in aula. Per lui 14 voti, 12 dell'opposizione e 2 di maggioranza. In pratica lo stesso voto ottenuto il giorno prima dal presidente dell'Assise Civica, Marco Tripoli, votato da 12 consiglieri di maggioranza e 2 di opposizione, Lucio Cunzolo e proprio Gabriele Di Fazio. «Voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale per l'importante ruolo affidatomi», ha detto a caldo il consigliere Di Fazio. «Voglio ringraziare anche i candidati della mia lista Alleanza per Paternò, perché anche grazie a loro se oggi sono seduto tra questi banchi. Cercherò di far valere sempre la ragione della città, di rappresentare le esigenze e gli interessi dei cittadini. La città ci aspetta al lavoro e sappiamo che c'è tanto da fare». L'opposizione dunque sembra tornata compatta, anzi assicurano
non c'è mai stata nessuna fuga verso altri lidi. Il voto su Tripoli sarebbe frutto non di una strategia politica, ma di un attestato di stima nei confronti del presidente nominato. Anche il sindaco ha espresso il suo apprezzamento rispetto alla nomina di Di Fazio. Il consiglio comunale è poi ritornato al voto per la nomina del secondo vicepresidente. Alla prima votazione non si è ottenuto il quorum necessario. La consigliera più eletta, Ilenia D'Amore, ha ottenuto 11 voti. I consiglieri sono quindi ritornati in cabina. Alla seconda votazione è andata meglio e la consigliera D'Amore ha ottenuto 13 voti, ottenendo dunque la seconda vicepresidenza. Conclusa questa fase, c'è stato poi il giuramento del sindaco Nino Naso. Con il Consiglio Comunale pienamente in funzione, si dà ufficialmente il via alla seconda giunta Naso Bis. E ci spostiamo a Randazzo, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale hanno arrestato un 28enne randazzese in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sentiamo. Beccato un giovane pusher a Randazzo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale hanno arrestato un 28enne randazzese in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano notato uno strano movimento di ragazzi in via Ventimiglia, alcuni di questi assumevano droghe. Dunque, dopo appostamenti e investigazioni, le autorità si sono presentate nella casa del 28enne per una perquisizione domiciliare. In un locale adibito al ripostiglio, nella soffitta della dimora, sono stati trovati in due contenitori quasi 800 grammi di marijuana. Nella cucina è stata individuata una bustina di plastica con una dose della stessa sostanza, una bilancia di precisione, il materiale per il confezionamento e 335 euro nella disponibilità della convivente, somma ritenuta provento dell'attività illecita. Il soggetto in prima istanza è stato posto ai domiciliari. Nell'udienza di convalida l'autorità giudiziaria ha disposto per il pusher l'associazione al carcere catanese di Piazza Lanza. Per fronteggiare la penuria di risorse idriche, Acoset SPA ha predisposto un piano operativo che razionalizza la distribuzione dell'acqua nei comuni di pertinenza. Il servizio di Alessandra Lafarina. La penuria delle risorse idriche tra le principali problematiche della stagione estiva 2022 in corso, figlia delle elevate temperature e dell'assenza di piogge che determinano tra le conseguenze il razionamento idrico. In questo contesto, caratterizzato anche dalla grande sofferenza delle falde acquifere e dall'abbassamento dei livelli dei fiumi, Acoset SPA, azienda che si occupa del servizio di erogazione dell'acqua in una ventina di comuni del catanese, tra i quali figurano anche Adrano, Belpasso e Ragalna, ha predisposto un piano operativo sulla distribuzione idrica concordato tra i vertici aziendali e il settore tecnico. Secondo quanto comunicato dall'azienda ai comuni soci, la distribuzione dell'acqua sui territori verrà programmata di giorno in giorno, tenendo in considerazione, si legge nella comunicazione, l'estrema variabilità della portata delle fonti e verificando quotidianamente i volumi di risorsa idrica realmente accumulati nei serbatoi comunali, così da garantire una quanto più possibile equa ripartizione della risorsa. Una soluzione questa che non può dirsi definitiva. A tal proposito, Acoset SPA ha fatto sapere che sta proseguendo il lavoro di progettazione e programmazione aziendale che ha come obiettivo quello di risolvere sul lungo termine le numerose criticità riscontrate. Proprio in merito abbiamo sentito Daniele Motta, sindaco di Belpasso, comune interessato dal piano di razionamento idrico. In merito alla comunicazione Acoset che è arrivata oggi, prendiamo atto che il servizio sarà razionalizzato in seguito all'abbassamento delle falde acquifere. È un dato di fatto che non piove già da diversi mesi e che comunque bisogna razionalizzare il servizio. Detto questo, auspichiamo nella nuova governance di Acoset e che il servizio, anche se razionalizzato, possa essere comunque efficiente e non possa creare troppi disagi per i nostri cittadini. E adesso andiamo ad Adrano. Ieri migliaia di persone hanno assistito in Piazza Umberto alla tradizionale volata dell'Angelo, momento clou delle celebrazioni in onore del patrono San Nicolò Puliti. A renderla ancora più suggestiva, alzati e seguimi l'innovativa videoinstallazione curata dal regista Giovanni Anfuso. Vediamone di più.
Non le ricordiamo una piazza Umberto di Adrano così stracolma di persone il giorno della festa? In tantissimi si sono dati appuntamento ieri sera in piazza Umberto per il momento clou delle celebrazioni in onore del patrono San Niccolò Politi, ovvero la tradizionale volata dell'angelo. Un evento spettacolare ritornato dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Ma l'attesa quest'anno è stata più grande perché la volata è stata preceduta da un evento che ha reso ancora più suggestiva la sera del 3 agosto di Adrano. Prima della volata sul prospetto di Palazzo Bianchi è stata proiettata Alzati e Seguimi, l'innovativa video installazione Inaia Artificial Intelligence Art, che coniuga il reperimento delle immagini al loro trattamento pittorico attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Ispirata alla vita di San Niccolò Politi, Alzati e Seguimi ha raccontato i momenti più salienti della vita del santo, come non era mai stato fatto, con una video installazione realizzata con una sorprendente tecnica per la lavorazione delle immagini. Un lavoro che oltre di altissime tecnologie si è avvalso di professionalità nel campo del teatro, fra cui il regista Giovanni Anfuso, al quale si deve la drammaturgia di Alzati e Seguimi. Ed è perciò prescritto, deciso e stabilito che la città di Adernò vuole ed elegge quale suo protettore e patrono il glorioso San Niccolò Politi. Subito dopo la volata dell'angelo. Seguire l'intervento dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che quest'anno per la prima volta ha celebrato il solenne pontificale in onore a San Niccolò. Il tutto è stato ripreso dalla nostra emittente con la diretta regionale sul nostro canale 79 e sulla nostra pagina Facebook, seguitissima soprattutto all'estero. Uno sforzo tecnico importante della nostra struttura
che ha dato a tantissimi la possibilità di vedere da casa funzioni religiose. Tra gli ospiti della nostra diretta ieri, Monsignor Schillaci e il sindaco Fabio Mancuso. E cambiamo argomento. Grazie a una tecnica innovativa di analisi del DNA delle foglie, il CREA ha potuto calcolare con precisione l'età del castagno dei 100 cavalli di Sant'Alfio. L'esemplare ha 2200 anni. Sentiamone di più. Affonda le sue radici nel terreno del comune di Sant'Alfio in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, uno degli alberi più antichi e grandi al mondo, il castagno dei 100 cavalli, un esemplare millenario la cui età è stata calcolata con precisione dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nell'ambito di uno studio pubblicato sull'ultimo numero di Forestry, rivista internazionale di ricerca forestale. Eletto albero dell'anno 2021, il castagno dei 100 cavalli a 2200 anni. La sua folta chioma copre uno spazio di circa 1000 metri quadrati ed è composto da tre tronchi con un diametro medio di 18 metri. Tronchi che, secondo quanto emerso dallo studio del CREA, pare abbiano avuto origine dallo stesso seme, nel tempo poi suddivisosi in tre. Grazie al CASP, tecnica innovativa di analisi del DNA estratto dalle foglie, ottimizzata dal CREA nella sua sede di Caserta del Centro di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, è stato infatti possibile confermare l'uniformità genetica dei tronchi del castagno dei 100 cavalli. Uno studio di grande importanza dunque, non soltanto per stabilire l'età del castagno europeo monumentale di Sant'Alfio, ma anche per la realizzazione di una banca dati interattiva delle impronte genetiche delle varietà di castagno. L'impronta genetica potrà così essere utilizzata per tracciare i suoi cloni in tutto il mondo, mentre la banca dati si rivelerebbe di grande utilità per il miglioramento genetico per ottenere delle varietà resistenti a eventi climatici estremi, stress idrici e malattie più diffuse, tra queste il cinipide del castagno. E chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport. Il paternese Gabriele Costa è stato riconfermato club manager del Ragusa in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo la cavalcata straordinaria dello scorso anno, culminata in una promozione nel torneo interregionale, arriva la meritata riconferma per il dirigente che con la squadra iblea ha anche vinto la Coppa Italia di categoria. E infine un ultimo servizio, l'iniziativa Sport e Inclusione, la scoperta dei campioni dei quartieri, è stata presentata a Palazzo degli Elefanti. 300 euro alle famiglie meno abbienti per promuovere la pratica sportiva. Vediamo! 300 euro per sostenere e incentivare le famiglie catanesi con figli minori per agevolare la pratica sportiva agonistica o di base dei ragazzi economicamente più disagiati. L'iniziativa Sport e Inclusione, la scoperta dei campioni nei quartieri, è stata presentata a Palazzo degli Elefanti, gremita da numerosi rappresentanti delle società sportive cittadine, sia di vertice che afferenti agli enti di promozione, dall'assessore allo sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Il progetto partirà a settembre ed è frutto di un'idea dell'assessore Parisi, che è anche dirigente sportivo, finanziata coi fondi comunitari del Pommetro per 1,2 milioni di euro. Prevediamo, ha spiegato l'assessore Parisi, di fornire voucher a 4.000 famiglie di Catania che hanno reddito ISEE non superiore a 30.000 euro. Siamo i primi in Italia a utilizzare i fondi comunitari per incentivare l'attività. Parisi ha anche sottolineato la valenza sociale della pratica sportiva nella crescita dei ragazzi, soprattutto di quelli che, pur avendo talento naturale, sono frenati dal costo economico di frequentare una palestra, una piscina o una scuola calcio. In questo modo verrà data l'opportunità di esprimersi a un'ampia fascia di minori, prosegue Parisi, scovando nei quartieri anche eccellenze sportive che avrebbero potuto rimanere inespresse. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, il vicepresidente regionale del CONI, Enzo Falzone, il direttore degli uffici sport e politiche comunitarie, Fabio Finocchiaro, il dirigente comunale Paolo Di Caro, il presidente regionale della Federazione Calcio Lega Dilettanti, Alessandro Morgana. Parisi, con l'aiuto di alcune slide, ha ricordato i numerosi interventi di rigenerazione degli impianti sportivi cittadini attuati grazie alle diverse linee di finanziamento messe in campo per intercettare risorse extrabilancio. E termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare ad informarvi con noi al sito www.ciactelesud.com, ma anche sui social, su Facebook, Instagram e Telegram. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata con i programmi di Ciac Telesud.